Salve pinguini, oggi video veloce perché sono preso da un po' di questioni di lavoro e non ho il tempo di dedicarmi a montaggio di video fantastici, quindi porto il classico format veloce ma con alto contenuto di disagio. Leggo i vostri commenti. Devo dire che i vostri commenti di recente sono stati molto carini, mi sono molto piaciuti, però ovviamente abbiamo un paio di casi di quelli disagianti, no? Che magari sarebbe il caso di rispondere, che ne dite? E quindi iniziamo, apro l'app di YouTube e andiamo a vedere questi commenti. Dunque, questo commento mi è stato lasciato sotto al video di venerdì, in cui parlo di Spectre. Il commento dice: bel video Valerio e grande Soralella. Ho appena letto che l'amministrazione Biden non vuole che gli sviluppatori usino C o C++. Tu che ne pensi? Questa cosa non la sapevo, sono andato a documentarmi velocemente stamattina. Ci farò un video. Quindi aspetta che faccio quel video che poi ti rispondo là. Sempre sullo stesso video ho trovato questo commento. Leggiamolo insieme. Una curiosità puramente curiosa. Ai tempi del DOS era già attivo questo orientamento culturale euristico nel codice del processore? Io non l'ho capito. Però se qualcuno di voi ha capito cosa si intende dire con questo orientamento culturale euristico, me lo scrivete nei commenti che magari posso dare una risposta. Sempre nello stesso video di Spectre, leggiamo: grande Valerio, in questo video era abbastanza preparato. Ti propongo un argomento. I progressi del quantum computing e la potenziale semplicità di rompere le cifrature del prossimo futuro. Devo ancora finire di leggermi quel libro che mi facevo vedere qualche mese fa sul quantum computing. Quando finirò di leggere quello e di capirci qualcosa in più dal punto di vista proprio delle potenzialità, magari sarebbe un video che potrei fare. Questo commento mi è stato lasciato sotto al video in cui parlo di Singleton. Leggiamo. Il codice del Singleton così fatto potrebbe non funzionare in caso di programmazione concorrente. Non so esattamente a cosa si riferisca tra quello che ho fatto vedere nel video, perché ho fatto vedere tre modi di fare il Singleton, di cui uno che io considero errato. Posso essere sicuro che il modo che ho fatto vedere, proprio con la programmazione concorrente o asincrona, proprio non funziona, ma manco con la programmazione normale, perché infatti io stavo sclerando. Passiamo a un altro commento che mi è stato lasciato sotto al video in cui parlo del caso di TERC25, che tra l'altro questa settimana uscirà un video su un altro bug di quelli proprio squisiti, se così possiamo dire. Il commento dice: 12.55, che è proprio la fine del video. Vuoi sapere cosa ne penso io personalmente? Ne sono molto onorato. Diciamo che per me la cipolla. Io un commento di questo non lo capisco, a meno che il tizio che ha fatto questo commento è il programmatore del TERC25, non lo so, non so che vuol dire. Questo commento mi è stato lasciato sotto al video del GoTo. Leggiamolo. GoTo viene usato molto per lo sviluppo di kernel, di certo non viene usato da gente scarsa come voi. E me lo dice un tizio che ha come miniatura una pistola messa così. Guarda, sicuramente tu con quella pistola hai valutato quello che è il mio percorso, quindi mi accollo di essere scarso. Vabbè, come dici tu, mi raccomando. Passiamo a un altro commento di quelli squisiti, che lo devo cercare, tra l'altro io lo leggevo a una ragazza, che lo leggevo probabilmente, che ho dovuto tradurre, perché anche la mia risposta è squisita. Questo commento mi è stato lasciato sotto al video in cui parlo di Wine. 17 minuti di nulla assoluto. Una cosa dovevi fare: installare Wine e provare programmi tipo Premiere, Photoshop, Topaz, Ableton Live, eccetera. Niente, praticamente non hai fatto niente. L'ho fatto io per te e non funziona un cazzo. Scorda l'iscrizione e like e impara a non essere prolisso. Vai al dunque. Pure le vostre sigle del cazzo mi rompono i coglioni. La mia risposta è stata: grazie per essere passato. Beh, io in quel video non ho... Ma perché lo devo dire? Perché mi devo giustificare? Andiamo avanti, dai. Cioè, lo potrei fare, però no, non mi va di spiegarmi, va. O meglio, non mi va di giustificarmi. Che tra l'altro, parlando di sigle, leggiamo un commento che mi è stato lasciato sotto sempre al video di TERC25, in cui dice: comunque la sigla di FK Story rimane 10 spanne sopra le altre, quindi beccani questo. Leone da tastiera, le mie sigle piacciono.
Sempre sul video di Tarek25 qualcuno scrive: finalmente aspettavo da tempo questo video, qualcuno che ne parla in Italia. Quindi le mie ricerche di tentare di capire se qualcuno in Italia ne avesse parlato, evidentemente le ho fatte bene perché non ne parlava quasi nessuno. Ho ricevuto due commenti uguali sul video in cui parlavo, o meglio in cui commentavo le domande su Quora. Ho ricevuto due commenti uguali, ne leggo uno in cui dice: ma la tua automobile ha la guida a sinistra come da noi, oppure la tua telecamera ha invertito destra con sinistra? La mia è una classica macchina con guida a destra, e quello che vede, siccome c'è la dashcam che la fa al contrario, mi sembra che sia con guida a sinistra, in realtà è con la classica guida a destra, perché l'ho comprata qua. Leggiamo un ultimo commento, non so se già sono a 10, ho perso il conto ovviamente, che mi è stato lasciato nel video in cui parlo di come funziona una CPU. Il commento dice: nella MOV, perché con quel 5 costante serve la ALU? TY, TY significa thank you. Gli avevo pure risposto, il motivo è perché è così. Cioè, anche se c'è una MOV di un valore costante in memoria o in un registro, viene fatto passando per l'ALU. Perché il motivo specifico per questa scelta di design io non la so, però è così, fine. Mi sembrava strano, anche a me, io ho fatto più di una ricerca ed effettivamente è così. Benissimo pinguini, finiamola qua, grazie per aver visto questo video fino a questo punto, spero che vi siate divertiti, io ritorno al mio disagio lavorativo e quindi ci vediamo alla prossima, ciao Kilo.